cosa hai fatto? Ben ritrovati! Sto già sgranocchiando nella nostra cucina. Hai preso un crispy di formaggio. Buono, eh? Ti piace? Parmigiano. Parmigiano? Parmigiano crispy. Così crispy. Eccezionale. Okay. La nostra Federica Cottinanza è con noi, meravigliosa. E oggi ci sarà anche la riabilitazione ufficiale del dado. Eh sì, ve l'avevo promesso. Uno chef con la riabilitazione del dado, sì. Mm-mm. Perché lei fa il dado homemade ed è l'unico che può essere utilizzato naturalmente in cucina, perché non è il dado quello industriale, eh? No. È il dado che si fa con quelli che sono gli scarti, che può essere un ottimo alleato per quelle che sono le nostre squisitissime ricette. Assolutamente. Fede, però, che cosa ci farai oggi? Oggi vi farò una ricettina veloce, sana e nutriente, ovvero una lasagnetta crispy. No, scusate. Che succede? Questo è un classico caso di errore in grafica meraviglioso. Pensavo tu mi cucinassi la lavagnetta. La lavagnetta crispy di primavera. La lavagna con i bellissimo lavagnetta. Chi è che ha fatto la grafica? È un creativo. Ora la lavagnetta. Vai, cancellato subito. Cancellato, ora ritorno alla lasagna. È una lasagnetta crispy. Crispy vuol dire croccante, quindi sarà cotta in forno in una maniera un po' diversa dalla classica lasagna, croccante a cestino, e lo possiamo decorare con dei fiorellini, così sarà proprio una lasagnetta primavera. E allora andiamo ad elencare quelli che sono gli squisitissimi ingredienti di quest'oggi. 4 sfoglie di lasagne, 150 grammi di asparagi, 2 carotine, una manciata di piselline freschi, 250 grammi di ricotta vaccina fresca, 100 grammi di pancetta stesa, una bustina di zafferano, 50 grammi di pistacchi e fiori di campo QB. A te la parola e a te soprattutto il nostro fornello. Vai. Allora, io inizio a fare un fondo con... prendo un porro, ovviamente, come si diceva prima, gli scarti non li butto, li sto mettendo tutti qua, vedi? Vedi Franci, perché poi noi ci faremo questo dado. Questo è il risultato degli scarti e gli avanzi di cucina dell'organico. Io non li butto via, li essicco e poi ci faccio questo dado. Questo è granulare. Quindi è un sale aromatizzato, quindi puoi usarlo anche in alternativa al sale classico, no? Per le ricette. Per le ricette. La nostra padellina sta andando, faccio un fondo. Con che cosa? Ho messo il porro. Porro che poi lo salutiamo, quindi sono gli ultimi scampoli. Brava, però siccome c'è sempre, io lo adoro. Sì, è buonissimo. Lei si è spenta, noi la riaccendiamo. La riaccendiamo con furore, a quanto se la metto? Ma a 7, va bene. Vai. Ok, poi prendiamo altre verdure. Ora ci sono gli asparagi, ti piacciono gli asparagi? Adoro, poi hanno tantissime proprietà, tantissime vitamine. Diuretiche. Sono veramente un tocco sano, sono dei grandi diuretici, quindi ci servono per combattere anche la ritenzione dei liquidi. Bravissimo. E sono ottimi nell'utilizzo, diciamo così, nell'impiego di diete detox. Detox, però bisogna stare attenti perché siccome sono ricche di calcio, chi soffre di calcoli e reni... Sì, e di acido urico deve stare un po' attento. Allora, carote. Carotina, le verdurine del momento, ok? Eccole qui. Così. Le facciamo andare, io uso il mio sale, ricco di vitamine, perché tutte le essenze, le vitamine, le proteine naturali, vegetali, rimangono spesso nella buccia. Eccoci, e quindi... Quando tu non frulli, si butta via niente, non solo per la nostra salute, ma anche per l'equilibrio ambientale, non è così? Assolutamente. Quando ho pulito le carote, io non ho buttato via i suoi scarti, le ho caramellate. Vedi, ho fatto le caramelle. No, adesso l'assaggio. Le caramelle di carote, queste proprio non le avevo mai assaggiate. Come le fate? Allora, le ho sfumate con un po' di aceto di mele, zucchero, le ho fatte andare e sono caramellate. Semplicemente così, ok? Allora, le nostre verdure andranno. Io mi sono un po' anticipata, ovviamente. Certo, quindi, perché non ce l'avremmo mai fatta se non in soli 20 minuti a fare tutto. Noi facciamo vedere step by step, giusto? Yes. Quindi, facciamo andare le nostre verdurine. Bene. Quando saranno cotte, ovviamente però rimarranno un po' croccantine, le aggiungiamo alla nostra ricotta. Ok? Sto allagando lo studio, ecco. Aggiungiamo la nostra ricotta che abbiamo salato, pepato, io il pepe non lo uso molto, però comunque perché è già comunque abbastanza saporito questo sale. Scusate, non si chiude l'acqua, ecco. Bene, vai, intanto fa le bizze, poi ci penso io, vai. Fa le bizze? Sì, sì. Ok, allora uniamo queste verdurine alla nostra ricotta.
Io prendo questo che l'ho già usato, così non sporchiamo altri. Mettiamo le nostre verdure qua. Avevo già precedentemente sbollettato dei pisellini. Mm-hmm. Aggiungiamo anche dei pisellini, vedi, li ho sgranati. Vedo. Sa cosa ci faccio con queste buccette? Le friggo. Le friggi? Sono buonissime. Fantastico. Vanno sbollettate leggermente, senti, sono molto tenere. Poi le frigge diventano anche loro crispy, croccantine. E sono buonissime. Buone. E non si butta via nemmeno quello. Vai. Quindi nelle verdurine ci aggiungiamo la ricotta. Ok. Poi all'interno, se io sono molto legata alle verdure, sapete, a me piacciono molto. Sì, tu le utilizzi tantissimo. Tantissimo. Alla base di tutte le mie ricettine c'è sempre la verdura, però chi non ama molto le verdure può fare un ripieno di una verdura qualsiasi, in questo caso possono essere asparagi e salsiccia e pancetta, o piuttosto del macinato, o lo posso friggere insieme e fare un ripieno più, diciamo, un po' più ricco. Certo. Ok, prendiamo un pirottino. Eccolo. Lo ungiamo. Con dell'olio extravergine d'oliva. Sì, io il burro, come sai, non lo usi. Non lo amo. Usi solo il grasso vegetale per eccellenza. Sì, uso prevalentemente l'olio, anche la pasticceria, cantucci, biscotti. Faccio quasi tutti con l'olio d'oliva. Prendiamo una sfoglia delle nostre lasagne. Così. Facciamo una piccola manovra, che è questa. Perché se ce la mettiamo così e spingiamo, si rompe. Si rompe. Quindi la piccola manovra che ci insegna Federica è proprio questa che state vedendo. Appoggiare. Grazie alla nostra regia, che è quella di appoggiare. Assolutamente. Così, con delicatezza. Riempiamo. Poi sigilliamo, dando appunto un po' una spintina così. E la nostra lasagnetta è pronta per essere in forno. Messa in forno, ok. Bene. La mettiamo in forno. Ovviamente io ce l'ho già pronta, però nel frattempo circa 20 minuti e lei è cotta, quando sarà croccante all'esterno. Nel frattempo farò una base. Allora, una base l'ho già fatta e questa è la ricotta, sì, con dello zafferano e la granella di pistacchio. Fantastico. Ok? L'altra la facciamo con delle rape rosse sbollettate, aggiungerò della panna vegetale per rimanere sempre light. Ok. Un po' del mio dado, che diventa veramente factotum in cucina. E questo poi diventa ricchissimo di proteine vegetali. Quindi chi è vegano, questo assolutamente potrebbe essere il sostituto di un pasto intero e completo. Vedi che bel colore? Bellissimo. Poi anche qui le barbabietole rosse fanno benissimo, hanno anche addirittura vitamina C, antiossidanti, tutto. Vitamina E, antitumorali anche queste. Anche delle belle maschere per il viso funzionano. È vero, perché sono proprio anti-aging. È vero, ok. Dopo aver fatto un po' di casino, sono pronta. È pronta? Eccoci. Sono pronta, sì. E lei è pronta. Allora, le nostre lasagnette ci sono. Vogliamo impiattare. Ok? Nel frattempo lei sta cuocendo, ricordiamoci anche di lei. Questa la togliamo. Questa la spostiamo. Ok. E poi io volevo decorare con delle crispy. Crispy perché è croccante, no? Quindi, certo. Oltre ad essere croccante all'esterno, perché appunto la nostra lasagna risulterà così, poi quando sarà croccante all'esterno le sarà pronta per essere impiattata, risulterà croccante perché ci sarà appunto la decorazione di parmigiano croccante, la pancetta croccante, quindi c'è l'alternativa vegetariana e non vegetariana. Che brava la nostra Fede, perché tu sei molto attenta alla salute dei piatti e delle persone, però giustamente andando incontro a quelle che sono le esigenze e i gusti di tutti. Di tutti, assolutamente. Io amo le verdure, però capisco ci sono persone che giustamente, soprattutto gli uomini, dicono sì, va bene, a me piace tanto la verdura, però la ciccia dove sta? E quindi ci mettiamo anche un po' di ciccia all'occorrenza per alcune ricette. Ricordiamo che cosa fai di lavoro. Allora, io sono una chef freelance, ho deciso dopo anni che appunto lavoravo come chef in vari posti, ho deciso di essere free perché appunto posso completamente esprimermi. Oggi sono felice di essere stata in questa puntata perché ho visto che proprio c'è il rispetto per l'espressione personale, no? Certo. Di potersi esprimere nella propria creatività. Come si è alla fine? È vero, e questo per me è fondamentale perché solo così trasmetti il vero amore che hai per il tuo lavoro, per le cose. Quindi ho scelto di essere
una freelance, sono una chef a domicilio, vengo a casa tua, preparo il tuo evento personale, la tua cena, la tua festa di laurea, se hai una location abbastanza grande, anche il tuo matrimonio, o piuttosto, se no, appunto anche il catering, trovo io le location adatte per questi eventi, per queste situazioni. In più faccio show cooking e prossimamente sarò in un posto molto, molto bello e importante, sarò ad una fiera Taste di Filadelfia. Dove? A Filadelfia! Sì, davvero. Sono... Che meraviglia! Ma io parto e vengo con te a Filadelfia! Vieni con noi? Magari. Quando è? I primi di novembre. I primi di novembre saremo a Taste e farò... Mi sa che non mi lasciano andare. Parliamo, quindi. Sarò con uno chef importante, uno chef della Casa Bianca, quindi... No, a Filadelfia, ragazzi, che meraviglia. Porterò i piatti toscani, cercherò sempre nel rispetto della natura, quindi verdura assolutamente, un cibo sano, alimentazione green. Più green possibile, e con questo messaggio andrò là e vediamo cosa succederà. E vediamo, okay. Sono sicura, data che ti conosco poco, ma abbastanza, che sarà un successo strepitoso. Me lo auguro, poi io ci metterò... Questa ragazza, ragazzi, è positività pura ai fornelli e non solo. Meno male. Allora, fa piacere. Allora, crema di barbabietola. Bravo, ho preparato il letto, questa la farei, anche se è rosa, un po' più maschile, quindi ci metterei la pancetta. Ecco, bene. Lei è la lasagnetta appena Guardate uscita dal bella. Suo Guardate quanto deve stare pilottino. In forno, abbiamo detto? Una ventina di minuti. Bene. Ok, quindi prendiamo la nostra pancetta e la mettiamo nel nostro piatto, la decoriamo. Io ho portato dei fiorellini che ha raccolto il mio bambino. Lorenzo, ti salutiamo, salutiamo anche il mio Federico, va bene. Federico e Lorenzo, ciao. Assolutamente. Cuore di mamma, ecco, oltre il carciofo. Ecco, qui ci mettiamo le nostre cosette crispy. E poi decoriamo come vogliamo. Io uso le mani in questo caso, certo. Così facciamo prima. Eccoci qua. Queste sono le nostre decorazioni a portata di mano. Qui ci vedo bene un fiorellino rosa. Che dici? Così. Ok. E questa è la nostra lasagnetta, versione non vegetariana. Ho trovato anche dei fiorellini di borragine, questa si può sono tutti commestibili, anche i fiori di geranio. Perché tutto. Sì, io diciamo mi sto arricchendo di questa nuova, di questo nuovo mondo floreale insieme ad un amico che conoscete bene, che è Dario Boldrini. Dario, ciao Dario. E lui mi ha detto assolutamente i fiori è un mondo bellissimo, si può mangiare quasi di tutto e spesso li buttiamo via. Io ho deciso allora di non buttare via nemmeno più i fiori. E mangiare anche quelli. Eccoci. Questo allora, è la guardate versione... la bellezza di questo piatto. Guardate com'è bello. Perché sa e profuma di primavera, come è il suo nome. È una lasagnetta crispy di primavera. E non è la... come avevano scritto? La? Lavagnetta. Lavagnetta di primavera. Lavagnetta di primavera è con pastelli color pastello. Assolutamente. Che cosa stai facendo? Allora, qui faccio un altro letto, però la voglio impiattare in un altro modo. Ah, facciamo le due versioni, quindi sì. Assaggerò tutte e due. Ok. E quindi questa... abbiamo detto che questa cremina invece è? Questa è ricotta con granella di pistacchi e zafferano. Bene. Prendiamo l'altra. La tiriamo fuori, è la stata messa fuori. In forno. Sì, delicatissima, quindi bisogna stare attenti. Così. Niente pancetta a questo giro, piuttosto ci possiamo mettere della granella. E poi ci sbizzarriamo. Io ho trovato anche dei fiorellini di aglio fresco, che adoro. Quindi possiamo metterli come decorazione. Che belli. E facciamo due cose alternative. Io amo molto i colori, quindi in cucina... Anch'io. Ecco, si vede? Sì, oggi sei brillante. Sparkling girl. Sei veramente brillante. Ecco, dei pisellini che ho sgranato freschi. Guardate che bella, questa è l'altra versione. Questa è l'altra quella versione. Vegetariana. E poi delle margheritine di Lorenzo, ovviamente anche queste ci vogliono. Ecco qua, gli asparagini li possiamo mettere dentro, così vede, sarà sei molto un ricco. Mito, sono bellissimi, mi dispiace quasi assaggiarli, lo sai? No, davvero, a parte no, gli scherzi. Li dovete assolutamente assaggiare. Guardate che meraviglia! Queste sono le due versioni. E queste? E queste dove stanno bene qua, secondo stanno me. Stanno bene qua, sì, ma anche qui secondo me. Ok, allora a tuo piacere, puoi metterle dove vuoi. Guarda. Mica stanno male anche qui. Bellissimo. Messo così.
Dai, faccio un po' la creativa, visto che non so fare niente. No, e invece guarda, mi piace questa cosa. Che ti butti. Facciamo le cose. Certo mi butto. Guardate un po' che meraviglia. Abbiamo la duplice versione di lasagnetta crispy di primavera e per i vegetariani e per quelli onnivori. E allora io assaggio tutte e due. Comincio dal vegetariano, forse è più delicata? Ma sì, prendiamo allora, la forchetta. Forchetta. Io intanto tolgo l'altra perché sarà pronta sicuramente. E coltello, perché c'è una terza versione anche? La terza versione è quella che abbiamo fatta in diretta insieme ai nostri amici, potresti impiattarla a tuo piacere. Bene, e allora mi divertirò io, sarà un momento creativo, ma ora voglio assaggiare questa prendiamo meraviglia che io ho distrutto. 1, 2, 3, che la lasagnetta primaverile versione vegetariana venga a me. Ecco. Lei è appena uscita. È buonissima. Ovviamente quando è calda così può darsi che non si mantenga bene, però vedi, siccome è stata sigillata, riesce bene lo stesso. Quindi, tac. Buonissima. Poi senti questo crispy, come ora, tocca? Sì, ma è molto buono anche quello che c'è sotto. Ok, i contrasti sono fondamentali. Morbidezza, croccantezza. Dolcezza, sapidità, insomma, non male. Ma con i nostri piatti ci esprimiamo noi in cucina. Guarda, l'ho distrutto, il capolavoro. 1, 2, 3, quindi con un pezzo di bacon. Brava, forza. Questo ci vuole il bacon. Ok. Buono, crocca abbastanza, è abbastanza crispy. È crispy ed è buonissimo. Sono felice e soprattutto è sano perché comunque non ci sono molte calorie in ciò che abbiamo cucinato. No, fondamentalmente sono grassi in eccesso ed è un piatto allegro, spensierato, direi dire. Anche Verile. Veloce e facile da preparare. Benissimo, e soprattutto ricordiamo che abbiamo riciclato, non abbiamo buttato via niente, perché questo comunque verrà usato per fare delle decorazioni. Questo allora mi sbizzarrisco? Yes. Mi sbizzarrisco con la versione tada, la lasagnetta tada. Allora, tada. Guarda, prendi Vai. Un po' di questo. Mi passeresti per piacere pennello? Un altro cucchiaio però pulito. Vediamo la Romeo che cosa concepisce. Vai. Te non siamo tutti ti impressionare, noi. No, io non mi impressiono, anzi, mi impressiono in positivo sicuramente. Non ti impressionare. Non che segno sei te? Gemelli, ascendente sagittario. Me lo immaginavo, perché hai fatto due cose bis. Sì? Doppio. Bene. Guarda, si fa così. Lei la puoi tirare fuori. No, tranquilla, vai, ti aiuto. Ok, è caldissima. Mettiamo qui. Poi prendiamo i fiori qui, li mettiamo così. 1, 2. Ma che bello. Chissà che mi prenderanno in giro tutti della regia, io lo so. Dice, guardate la Romeo che cosa si mette a fare. Invece è bellissimo. Aspetta, non è finita, perché ora io ci ho preso un gusto che non ti dico. Ti dirò, a me piacciono più il tuo che il mio. Mi piatto. Sto provando. Ti piace questa cosa, vero? Sto provando. Soddisfazione. Mi dà una soddisfazione incredibile. Ora vado a casa e la rifaccio. Vai, perfetto. Guarda. Prossima volta allora impiatti solo te, io cucino e te impiatti. Magari Cracco avrebbe da ridire, ma siccome a me le cose che hai fatto piacciono tutte, appunto, io le ho messe tutte nel piatto. Va bene, e io direi che è una bellissima primavera. Guarda. Questa è arte pura. Guarda qui. Perfetto. E poi? Qualche pisellino. Qualche bellissimo. Pisellino qua e là. E poi anche l'asparago. L'asparago è servito. Bellissimo. E questa è la versione del piatto tada che ho fatto io. Ho impiattato io, anzi, volevo dire, Fede, io ti ringrazio di essere stata con me. Spero che felice. Tu torni, spero che tornerai volentieri, prestissimo con noi. Noi invece, incredibile, tempus fugit, soprattutto. Con tada, una cosa incredibile, qui sono volate 2 ore, sì, molto come 2 minuti, io naturalmente ringrazio tutti gli ospiti che sono venuti da me in studio quest'oggi, come mai Ivana non si è presentata, io non lo so, a mangiare queste prelibatezze, sarà andata a struccarsi, sì, che dire, va bene, e lo scopriremo arriverà solo tadando, bene, noi ci vediamo naturalmente lunedì, voi non perdete le repliche di tada, che ora va in replica anche il primissimo pomeriggio. Con il meglio di, adesso c'è il TG38 e poi come sempre seguite tutti i nostri programmi. Un bacione a tutti, ciao! Ciao a tutti!